No, sono venuto intanto grazie di essere qui, grazie di aver organizzato questa manifestazione, questo convegno che tratta uno dei temi più importanti e non uno, non il Lazio, non l'Italia, ma il mondo sta affrontando, non è una questione come dire, campanilistica, il fenomeno dei migranti. Fenomeni collegati adesso, soprattutto ovviamente, cioè la parte in bene e la parte in male, perché ovviamente no, ma questo vale per, non è che vale solo per il fenomeno migrante, questo vale per tutti, non è che. Di questo sia d'accordo, che è un documento veramente importantissimo per chi tratta di migrazione del paese, tanto che la tirata è un veterano, dopo la tirata anche il mondo la coppia insieme alla Toscana. C'è un bello masso di lavoro, un lavoro di loro un anno di ricerca fatta dall'associazionismo, dagli studiosi, dai ricercatori dell'istituto che volava dalla dottoressa. È vero, il problema di Nettuno è molto difficile veramente. Vediamo se questo progetto di Spark andrà avanti, perché adesso nel comune abbiamo già tre CAS, che sono i centri di accoglienza straordinari. Quello direttamente gestito dalla prefettura. E adesso se veramente andrà avanti questo progetto, speriamo bene, sarà il comune, questi comuni che aderiscono a questo progetto più ampio del governo, che potranno realizzare. Lì veramente si può lavorare a livello di integrazione con più facilità, perché il CAS è sempre un lavoro di straordinario, ma siamo purtroppo, viviamo sempre in emergenza per quanto riguarda l'immigrazione, non usciremo mai dall'emergenza e questa cosa ti dispiace di più. Mai in Nettuno, mai che siamo gli ultimi arrivati, Nettuniazzo, perché se andiamo a vedere bene dopo la dottoressa Cittadina, bene questa situazione, noi abbiamo una popolazione di migranti residenti tra Anzio Nettuno e Novi, si gira intorno a più di 5.000 residenti stranieri a Nettuno e più di 6.000 a Anzio. Questo vuol dire che incide parecchio sulla popolazione generale, tra Anzio e Nettuno siamo 100.000 più o meno, allora fate bene i conti, sono una proporzione di 12. Per ogni 100 abitanti. Non è male. Io da anni che non lavoriamo come ponte nel territorio, dal 2001 abbiamo gestito gli sportelli qua all'interno del comune, per 8 anni volontariamente, e siamo usciti nel momento giusto perché era un momento di cominciare a camminare da soli con una sede nostra, cercando di autogestirci esternamente. Collaboriamo col comune perché abbiamo anche gli sportelli, non sta andando avanti tanto bene, adesso che col sindaco, perché il punto di riferimento che ci hanno dato è quello di Via della Vittoria, dove funziona il servizio sociale, però lì la presenza degli stranieri è diversa da quella che è, per esempio, la parte alla grafica, la parte dove c'è una presenza molto assidua da parte degli stranieri, che è la domanda delle residenze, il cambio di residenza, il domicilio, la questione legata alla nascita e tante altre cose. Qua ci poteva servire. Servire al comune anche a noi di collaborare con il comune però in questo spazio. Però è vero che il comune magari non so quali sono i progetti, si sente tanto dire che il comune magari non si dà la sede dall'altra parte, che questo è un palazzo che deve essere ristrutturato e tante altre cose. Comunque lasciamo il tempo ci dirà esattamente come andranno le cose. Però l'integrazione non può avere confini geografici. Assolutamente no. Tanto che se vogliamo fare dei conti bene, possiamo già partire da un dato. Cioè sono 50 milioni di persone che vivono in Europa dell'Unione Europea, appartenenti a altri paesi, questo che porta anche i dati dell'osservatorio, di 50 milioni, di cui un terzo, quello che ho detto io, hanno già fatto la residenza nel paese dove vivono, sono residenti. E questa è una buona parte degli italiani, cioè, sono residenti, gli hanno acquistato anche la cittadinanza. Un libro che è nato nel 2004 e affronta il tema dell'immigrazione a Roma e nel Lazio, a partire dalle statistiche. Quindi abbiamo scelto sin dall'inizio degli studi che facciamo sull'immigrazione di usare questo approccio, quello di guardare un po' gli archivi ufficiali dei diversi ministeri per studiare un po' la dimensione, le caratteristiche dell'immigrazione in Italia e questa idea che nasce nel 91 con un dossier che ancora facciamo che era di livello nazionale, ci rendiamo conto che in realtà è ancora attuale, perché effettivamente almeno io l'ho noto, lo studiamo,
penso poi ai dibattiti, a tutto quello che ascoltiamo nella società, dai politici, in televisione, sui giornali, e mi accorgo che proprio sembra di vivere due dimensioni separate che viaggiano parallele ma senza guardarsi, non tra di loro, ma la percezione e i dati. Quindi i dati statistici ancora adesso effettivamente continuano ad avere una utilità, a nostro parere. Il libro parla appunto affronta un po' il fenomeno dell'immigrazione nel Lazio nell'anno 2015-2016, dipende dalle fonti statistiche. Per lo più siamo al 1 gennaio 2016 perché sono i dati ufficiali di fonte Istat disponibili e consolidati. E nel tempo appunto è nato su Roma, guardando a Roma, ma in questi 12 anni guardi che l'immigrazione è un fenomeno che tocca e cambia anche la vita nelle altre, anche nelle altre province più piccole del Lazio e in ciascun comune. E quindi la dimensione regionale è cresciuta nel tempo. Sì, questo lo faccio. Allora, diciamo, parto dall'ultima informazione della slide, cioè come si colloca il Lazio rispetto al fenomeno dell'immigrazione nel paese. È una regione di, abbastanza importante dal punto di vista dello studio, dell'osservazione, perché è la seconda regione per numero di residenti stranieri, sono 645.000 appunto al 1 gennaio 2016, e parliamo dei residenti, quindi di chi è regolare ma ha anche fatto appunto l'iscrizione all'anagrafe, ai registri anagrafici, non tutti decidono di farlo, soprattutto non tutti hanno i requisiti per poterlo fare, quindi sicuramente le presenze sono regolari, superano il numero dei residenti. Che significa? Che rappresentano l'11% della popolazione, e in Italia questa incidenza di stranieri sulla popolazione residente è più bassa dell'8,3%, quindi nel Lazio è più alta. Per quello abbiamo pensato che fosse importante studiare Roma nel tempo il Lazio, perché vediamo qui in misura più evidente e con dimensioni più grandi quello che in realtà accade in tutto il paese. E rispetto appunto a tutta la presenza degli immigrati in Italia, che sono poco più di 5 milioni, quindi ormai un dato consolidato e strutturale del paese, il Lazio da solo ne assorbe il 13%. Come si compone questa popolazione? Ormai è fatta davvero di tutte le dimensioni, i nuovi arrivati, ma anche generazioni che sono qui da tanto tempo, nuove generazioni. Nel 2015 in particolare, diciamo, quello che si è visto è che non c'è stata una esplosione, un incremento molto forte di nuovi residenti e di nuovi arrivi. I dati più consistenti riguardano le nascite. Sono stati 7.500 i nuovi nati da genitori stranieri nella regione, che sono quasi il 16% di tutti i nati, come sale l'incidenza, in generale l'11%, se guardiamo le nascite, sono un po' l'elemento che va a rinnovare la demografia del nostro paese e della regione Lazio anche. Ci sono state nuove iscrizioni dall'estero, non sono ferme, sono quasi 33.000, e anche in questo caso, diciamo, il peso del Lazio è confermato anche nei nuovi arrivi, perché è sempre più o meno il 13% di tutte le nuove iscrizioni anagrafiche dell'anno in Italia. Nonostante ci sia, come vedremo dopo, anche un fenomeno di partenza, di migrazione dall'Italia e dal Lazio, comunque il saldo migratorio con l'estero è stato positivo, cioè sono di più le persone arrivate dall'estero che gli italiani che sono andati via, anche degli stranieri che possono aver lasciato il paese. E l'altro dato importante, dicevo, accanto alle nascite, sono le acquisizioni di cittadinanza italiana. Sono 2-3 anni che questo fenomeno sta, diciamo, esplodendo dal punto di vista delle dimensioni, perché evidentemente, nonostante non c'è stata alcuna innovazione della normativa, che è un po' superata, un po' datata, per i requisiti, tanto che appunto i figli degli immigrati devono aspettare 18 anni per dire, anche se nascono qui, per diventare italiani, e non è neanche automatica l'acquisizione della cittadinanza italiana. Nonostante questo, però, è così lungo il fenomeno dell'immigrazione che ogni anno, negli ultimi anni, in Italia sono stati, abbiamo più o meno 130.000 nuovi italiani, ogni anno, l'anno scorso, quest'anno anche, nel Lazio 11.300 quasi, che tra l'altro è un dato, diciamo,
una voce negativa, perché sono persone che vengono cancellate dall'elenco degli stranieri e spostate in quello dei residenti italiani, quindi non sono né uscite dal paese né cambiamenti particolari, sono soltanto modificazioni di status e però accesso a diritti almeno sulla carta in più. Dicevo prima appunto che la città metropolitana di Roma, non la chiamo più provincia, ma insomma è la vecchia provincia, è sempre il fulcro poi dell'immigrazione nella regione, perché quasi l'82% dell'immigrazione nel Lazio si concentra nella città metropolitana di Roma, però le altre province comunque sono tutte coinvolte nel fenomeno e hanno anche differenze interessanti. Latina è la seconda provincia con una presenza di 48.200 residenti. L'ultima è Rieti, ne conta 13.200 residenti stranieri, ma ad esempio Rieti ha una forte incidenza poi della popolazione italiana. Città metropolitana di Milano rispetto alla Lombardia assorbe il 38-39% della popolazione straniera. Nel caso di Roma questa concentrazione è molto più evidente, perché abbiamo detto appunto quasi 8 su 10 dei residenti stranieri della regione si trovano nella città metropolitana. Che impatto ha sulla popolazione? Appunto, quali sono gli indicatori più interessanti? Anzitutto vediamo che più ci avviciniamo alla capitale, più un po' sale l'incidenza statistica degli immigrati sulla popolazione complessiva, perché nel Lazio è dell'11%, in Italia è l'8%. Nel caso della città metropolitana di Roma l'incidenza è del 12,2, no? Quindi vuol dire ogni 100 cittadini, 12 residenti, parliamo 12, sono di cittadinanza straniera. C'è stato un incremento ma veramente molto contenuto, solo dell'1% rispetto all'anno precedente di iscritti all'anagrafe, in tutto sono 5.500 in più i residenti stranieri. E anche in questo caso diciamo, quello che forse va evidenziato appunto è la composizione che è per lo più familiare, non solo perché i minori poi sono anche minori soli, però per la gran parte parliamo di una popolazione che è fatta di appunto famiglie, nuclei abbastanza compositi, fasce di età differenziate, quindi abbiamo almeno 95.000 minori tra i residenti stranieri, che sono il 13% come l'incidenza di tutti i minori della regione, e una presenza di donne abbastanza elevata, quasi il 53%. Il bilancio demografico, diciamo, che un po' può riassumere e aiutarci a capire che cosa è successo nel 2015 nella regione, che di fonte Istat ovviamente non sono dati che raccogliamo da soli. Da queste due voci, no? Ogni anno noi abbiamo nuovi iscritti nelle anagrafi e persone che si cancellano. I nuovi iscritti sono stati 53.900, le cancellazioni anche abbastanza elevate, 48.400. Questo dato delle cancellazioni è molto influenzato dalla capitale, perché soltanto nel 2015 ci sono state 23.800 cancellazioni d'ufficio nella città di Roma. È un dato abbastanza preoccupante dal punto di vista sociale, non si riesce bene a capire, però sicuramente dipende anche da delle decisioni diciamo, circolari che sono state emanate dal comune, che hanno dato disposizione di cancellare tutte le iscrizioni dette fittizie, diciamo, tendenzialmente le persone che arrivano, soprattutto chi chiede asilo, comunque non hanno subito un indirizzo da dichiarare. A Roma in particolare, che essendo la città di passaggio, di stanziamento, avevano la possibilità di poter dare come domicilio e residenza le sedi delle associazioni, le nostre associazioni, Sant'Egidio, la Caritas e poi le associazioni più piccole. E nel 2015 è accaduto che il Comune in realtà ha comunicato molte di queste strutture che sarebbero state cancellate le iscrizioni, non è chiaro se nuovamente sarà possibile iscrivere chi, quindi queste persone probabilmente non sono andate via, anzi quasi sicuramente si iscriveranno nuovamente o in altre dimore o in altre soluzioni, bisogna capire un po' con le circolari che cosa il Comune di Roma deciderà. Detto questo, diciamo, noi sicuramente abbiamo già detto che ci sono stati gli ingressi dall'estero e ad esempio solo di quelle acquisizioni di cittadinanza che dicevamo prima, più di 9.000 sono avvenute nella città metropolitana di Roma. Il saldo migratorio con l'estero, diciamo, quello che possiamo dire, è stato positivo, quindi comunque
tra persone che sono andate via e persone che sono entrate, noi abbiamo un incremento di 23.000 persone e non è un dato di cui spaventarsi, a nostro parere perlomeno, perché appunto guardando alle, a quelli che sono le tendenze che l'Istat rileva, il saldo naturale, cioè il confronto tra le nascite e le morti, tra gli italiani solo nel 2015 è stato negativo di 11.000 unità. Sul territorio provinciale ora questa popolazione straniera residente, ovviamente anche in questo caso la città di Roma rispetto alla provincia è quella che assorbe la gran parte, più del 60% dei residenti, però in realtà abbiamo tutti i comuni, ora tra questi non c'era nessuno perché vedremo subito dopo al 12° posto, questi erano i primi 10 comuni, però soprattutto accanto abbiamo riportato i comuni dove si sono registrati gli incrementi più alti dopo Roma ovviamente in un anno e i primi sono appunto dopo Fiumicino, c'è il comune di Montepio, quindi come crescita da un anno all'altro di nuovi residenti, di persone che hanno i requisiti e anche la tranquillità o comunque la possibilità di iscriversi alla NADA, quindi perlomeno un contratto d'affitto, un contratto di lavoro, e c'è stato un incremento di 460 nuovi cittadini tra il 2014 e il 2015. Non mi soffermo diciamo sugli altri dati, secondo il fatto che i monti dei comuni, proprio nei comuni più piccoli, di incidenza abbiamo detto che in media del 12,2% viene superata in maniera significativa. Su 44, abbiamo evidenziato che tra i comuni che hanno più di 10.000 abitanti complessivi, 19 su 44 superano anche questo valore del 12%, perché proprio lì nascono meno bambini, ci sono meno generazioni giovani e quindi l'impatto è anche più forte. Appunto il comune di Nettuno si colloca al 12° posto tra i comuni della provincia di Roma per numero di residenti stranieri. Parliamo di 4.700 residenti che rispetto alla popolazione complessiva di quasi 50.000 abitanti sono il 9,6%, quindi avete tra l'altro un'incidenza percentuale leggermente più alta della media nazionale. Le donne incidono per il 46, quasi il 47%, un po' meno che nel territorio, nella media del territorio, probabilmente influisce il fatto che c'è anche un inserimento del lavoro agricolo, ci sono dinamiche anche economiche che possono attrarre maggiormente gli uomini piuttosto che le donne, però comunque siamo quasi a un livello di parità, non so, presenza tra uomini e donne. Anche in questo, nel caso di Nettuno, appunto ricordando un po' il bilancio, le voci principali del bilancio anagrafico, che cosa è cambiato nell'ultimo anno? Il fatto che sono arrivate dall'estero almeno 449 persone, sono nati 48 bambini per anno da genitori stranieri e anche nel vostro caso invece tra le cancellazioni sono poche le persone che si cancellano per andare all'estero. E questo diciamo è un dato che viene confermato in tutta Italia, anche perché seppure ci saranno altre persone che gli stranieri che vanno via, pare che ci sia un fenomeno sotterraneo ancora non proprio visibile di stranieri che appena ottengono la cittadinanza italiana se ne vanno in stati, in paesi europei dove sperano di potersi inserire meglio. Anche per il soggiorno del soggiorno. Col permesso di permesso soggiornare. Però anche nel nostro caso in realtà il dato più importante delle tra le cancellazioni è dato dalle acquisizioni di cittadinanza italiana, 69 nuovi cittadini italiani solo nell'ultimo anno. E la peculiarità del territorio, sicuramente voi la conoscete meglio di me, è sulle provenienze, perché l'unico elemento in comune, quello dato che si può vedere a livello provinciale e anche nazionale, sono i romeni al primo posto, 29 residenti, però poi subito dopo troviamo i cittadini provenienti da Bulgaria, India e Tunisia. E questa graduatoria qua non la troviamo in nessun, né in Italia né nella media della provincia o della regione, è abbastanza specifica e legata a dinamiche che si sono sviluppate nel corso degli anni, anche soprattutto all'interno delle reti comunitarie di questi comunque la percentuale che non si legge, l'ho fatta oggi del slide per Nettuno, non si vedono le percentuali. Insieme solo queste quattro cittadinanze mi sa che rappresentano il 68-69% di tutta la presenza straniera. Ecco la differenza, no? Se invece guardiamo in me.
di Roma, dove i romeni, che sono il 33% di stranieri in provincia, noi troviamo i residenti filippini, bangladesi, cinesi, polacchi, cittadini differenti. Comunque Roma è il territorio provinciale da sempre, è fortemente caratterizzato per una provenienza dei flussi euroasiatici. Nel caso poi della città di Roma, che determina molto questa composizione, soprattutto per quanto riguarda i filippini, che sono storicamente, diciamo, una delle comunità più antiche nella capitale, diciamo che la città di Roma si distingue, si caratterizza perché nel quadro nazionale registra la collettività più numerosa, la prima collettività per quanto riguarda i romeni, bangladesi, polacchi e mongoli. È la seconda collettività più numerosa internazionale per invece filippini e ucraini, quindi davvero ha un peso importante anche a livello nel contesto dell'intero paese. Solo questa, diciamo, un passaggio sui permessi di soggiorno, noi ci siamo soffermati per lo più appunto sulle anagrafi, per la dimensione della popolazione, però i permessi di soggiorno, l'analisi dei permessi di soggiorno che è parziale perché riguarda solo i non comunitari, però ci aiuta un po' a vedere come un po' sta cambiando anche questo aspetto della migrazione. Innanzitutto quanti sono? Nella città metropolitana di Roma i titolari di permesso di soggiorno sono 343.700 alla fine, parliamo fine 2015, dai nuovi dati che stiamo ancora ricevendo in questi giorni. E quello che è avvenuto rispetto all'anno precedente è che per la prima sono diminuiti, e questo era accaduto negli anni passati, per me, appunto, i titolari di permessi di soggiorno sono 4.000 in meno rispetto all'anno precedente, e noi non sappiamo se erano permessi che erano destinati a scadere, se sono persone che sono andate via, se sono persone che nel frattempo sono irregolari. Tra guardando la composizione dei permessi, sapete appunto, il permesso può essere a termine o di lungo soggiorno, quelli a termine che sono il 50%, quindi la metà, in realtà sono diminuiti del 9,7%, e il calo è determinato soprattutto dai permessi legati ai motivi di lavoro. In parte sono diminuiti anche quelli rilasciati per studio e per motivi umanitari. E invece sono cresciuti di una quota quasi pari a questa diminuzione, cioè del 9,4%, i permessi di lungo soggiorno, che invece appunto non scadono, sono un po' una premessa poi dell'acquisizione della cittadinanza o comunque di una presenza che sicuramente non andrà via per motivi, diciamo, legati ai documenti amministrativi, se non per una scelta dei singoli. Cosa ancora si può vedere? Vediamo che restano i motivi messi rilasciati per motivi di famiglia, ma questo un po' accade sempre quando ci sono fasi di crisi economica. Le migrazioni non si fermano, si sviluppano delle dinamiche, dei tentativi di trovare altri canali di ingresso, quindi chi ha già dei parenti proverà ad entrare attraverso questa forma di ricongiungimento, e così è stato, diciamo, assorbito dallo strato, però ha l'anomalia di avere dei centri con molte persone all'interno, è stata un po' una mediazione, un po' permette appunto di, anche a Roma, di promuoviamo, far crescere invece il modello strato, però allo stesso tempo include delle grosse strutture. Questo nei piccoli comuni questo problema non c'è. E poi vedete, un 2,7% sono comunità alloggio. Quante sono le persone che hanno beneficiato dell'accoglienza nel Lazio attraverso lo STAR? Ce l'hanno detto, 6.400 circa, per lo più si tratta in Italia di nigeriani, cittadini del Mali, del Pakistan. Sono un po' delle provenienze diverse da quello che vediamo in altri paesi europei, con una media di accolti per struttura di 13 persone, 13-14 persone in ogni struttura, perché appunto in effetti dovrebbero essere, lo SPRA deve avere poche persone, perché solo così si può davvero fare un'integrazione, una conoscenza reciproca tra il territorio e le persone accolte e viceversa. Di queste, diciamo, presenze appunto abbiamo poi fatto un focus su Roma Capitale, dove i progetti sono 51, i posti disponibili dovrebbero essere 3.100, si sono ridotti a 2.007, un po' a Mafia Capitale, un po' alcuni progetti non sono stati passati, comunque il numero effettivo dei posti è di 2.769. Roma soffre comunque ancora di una lista di attesa di 1.000 persone che rimangono in attesa di
perché si liberi il posto e nel frattempo non hanno accoglienza. E Roma soffre del problema dei transitanti. Stamattina leggevo c'è stato, sarà forse del 14esimo secondo, non so, del Covab, cioè quella che era lo stabile Covab, adesso sono delle tende, sono stati veramente sfrattati, però l'amministrazione non dà poi una risposta alternativa, non c'è un'accoglienza per i transitanti che pure in diverse città europee è prevista, Milano più o meno si è attivata per farlo, noi non ci riusciamo. In più nel caso della capitale non ci sono appunto i CAS, noi abbiamo avuto il dato dei CAS nella città di Roma, sono i costi, diciamo, sono 1.700 su 3.600 complessivi nel Lazio. Anche questo dato, vabbè, meno male che ci sono, visto che lo sparo non ci riesce, però vedete che il numero. E allo stesso tempo abbiamo visto che invece c'è una difficoltà, una precarietà, un'insicurezza, diciamo, da parte invece di immigrati che hanno il permesso soggetto a scadenza, perché questi permessi sono calati e soprattutto non è difficile rinnovarli dal punto di vista della motivazione del lavoro, diciamo. E assistiamo, abbiamo visto, ad un'accoglienza che comunque per quanto migliora è insufficiente rispetto alla domanda. Nel caso di Roma ha una difficoltà poi di accogliere o comunque garantire un minimo di assistenza a chi vuole solo passare attraverso la capitale per raggiungere altrimenti, quindi i transitanti. Poi c'è la percezione delle risposte, noi siamo terrorizzati, esasperati da una comunicazione che ogni giorno è focalizzata sugli sbarchi, sulle migrazioni forzate, che sono drammatiche, importanti per diciamo, la dimensione umana e la violazione di diritti che portano con sé, ma diciamo, la misura dei due fenomeni è molto distante dal punto di vista dei numeri. E questa esasperazione porta la politica a concepire, anche la società, a chiedere risposte in termini di controllo, di repressione, di sicurezza, che però anche chi è rimasto senza permesso di soggiorno vorrebbe essere più sicuro, non di un futuro più certo, però viene intesa la sicurezza solo appunto in termini di difesa rispetto ad una invasione, appunto un fenomeno che spaventa, e risposte che diventano criminalizzanti fino ad arrivare alla quello che non avrei mai pensato, a sentire accuse nei confronti dell'ONG di chi va a salvare le persone che viene accusato di favorire l'immigrazione clandestina. Un rovesciamento, non so se l'avete sentito, ci sono ONG che ultimamente, proprio perché molte persone non riescono a superare l'attraversamento del mare, si sono attivate dopo che non è stata più rinnovata l'operazione di salvataggio in mare parte dell'Italia e dell'Europa, per andare direttamente con le proprie imbarcazioni, coordinandosi con la Marina Militare. Alcune forse sono state oggetto di interrogazione della militare, sono dovute andare a rispondere, e comunque già con il sospetto, comunque il timore che possano favorire l'arrivo degli immigrati. Non so, sembra quasi, non detto, sembra che invece la nave che affonda è un deterrente. Dopo un rovesciamento della realtà, o comunque della dimensione anche sociale dei fenomeni, e in generale questo clima di violenza, di rancore sociali generalizzati, comunque la sofferenza economica, molti italiani, molte famiglie, a Roma a me sembra evidente, Roma nella sua dimensione così grande, sia della città che delle presenze delle persone. È abbastanza aiuta a vedere lo sbattuto in faccia a tutte cose, e sono successi degli episodi che non sono a mio parere casuali. Comunque diciamo, abbiamo dei dati, avete scritto la strada che ci resta, mi sembra che sia solo quella individuale in questo momento, della posizione etica di ciascuno, come dicevate con il figlio, no? E poi come nasce l'associazione, è una scelta individuale. Perché i dati descrivono la città comunque come un luogo dove ci sono occasioni di convivenza, di scambio, anche economico, non solo quello culturale che può essere accusato di buonismo, anche di carattere commerciale, possibilità di attivare appunto anche un'imprenditoria transnazionale, e quindi indicano una via che potrebbe essere di crescita per tutti quanti in comune. Gli eventi, e io ho
quando ho fatto questa slide, quando ho fatto la presentazione, pensavo che c'era stata la morte di un venditore ambulante a Trastevere, a Roma, non si capisce bene cosa sia accaduto, probabilmente un infarto. Comunque, al di là del fatto che la polizia municipale faceva il suo mestiere, lui stava lavorando, comunque morire così è indicativo di una vita vissuta nel terrore, sempre pronto a scappare, sempre pronto a difendersi. Sono morte tre ragazzine rom, mentre la famiglia dormiva all'interno di un furgone a cui è stato dato fuoco, a quanto pare da un altro cittadino rom. Però anche quello, vivere così in un furgone, accendere, cioè, io vivo in quel quartiere, mi sono sentita particolarmente lì a Centocelle, colpita dall'evento. E quindi gli eventi descrivono una città che diventa sempre più aggressiva, violenta, dove si può morire appunto così, per la paura, e in qualche modo inducono ognuno di noi un po' a sentirsi solo e a pensare forse devo difendermi, no? Scelgo la via della si salvi chi può. Però nel silenzio un po' della politica nazionale, a volte anche locale, ci resta a scegliere tra queste due vie, andare insieme tutti quanti o se salvarsi individualmente. E probabilmente a ciascuno spetta il coraggio di decidere o scegliere, sia nella vita privata che in quella pubblica, di percorrere, io spero, la prima via, affollarla, riempirla e lasciare vuota la seconda. Noi non sappiamo se potrà incidere più di tanto, serve in realtà che anche le istituzioni facciano molto di più. Però appunto, tenere presente sempre che un'analisi critica, un domandarsi se quello che vediamo in televisione, quello che ci raccontano, è davvero poi quello che viviamo ogni giorno, sarebbe importante, perché aiuta un po' a guardare con occhi diversi il quotidiano. A 18 anni, a dover richiedere la cittadinanza che rispetterebbe di diritto è abbastanza ingiusto. Poi comunque già il fatto che se lo Stato ci riconoscesse come italiani, ci sentiremo anche un po' più integrati, ci sentiremo un po' più parte di quella che è la società italiana. Però ecco, questo non avviene e non è proprio una cosa molto giusta, perché comunque è un nostro diritto, noi siamo cittadini italiani. E poi, per fare un esempio, io ho compiuto 18 anni l'anno scorso e l'anno scorso io ho votato. Però ecco, se io non fossi stata cittadina italiana prima, io la cittadinanza l'ho ottenuta a 14 anni perché mio padre è diventato cittadino italiano, io non avrei potuto votare, perché avrei dovuto fare prima la richiesta e il mio diritto di voto sarebbe andato a mancare. Anche se io sono cresciuta qui, mi sono informata riguardo il referendum che si doveva votare, però non avrei potuto farlo. E infatti alcuni ragazzi della mia età che sono cresciuti in Italia, che sono nati in Italia, non l'hanno potuto fare perché hanno dovuto richiedere la cittadinanza e non gli è arrivata la tessera elettorale in tempo. È per questo che noi riteniamo che almeno dopo la scuola primaria uno dovrebbe ottenerla, perché attendere il compimento di 18 anni è troppo. E invece, per quanto riguarda gli altri modi per ottenerla, si può ottenere se si sposa un cittadino italiano, ma dopo 3 anni, dopo aver... No, 3 anni sei all'estero il matrimonio, 2 anni sì. Sei realizzato in Italia. Bisogna dichiarare il fatto se si conosce la lingua italiana e via dicendo. Soltanto per la residenza, per la residenza. Perché mia cugina ha fatto il test per dichiarare. Ma attraverso il matrimonio? Sì. Non si chiede la residenza. Ecco, non è chiara la legge, non è affatto chiara, non si capisce quello che uno deve fare. E questa è la questione. E si spera che dopo, se viene approvato questo disegno di legge, diventi più chiara tutta la situazione e si possa ottenere la cittadinanza anche più facilmente, ma soprattutto almeno per quelli che sono nati qui, perché comunque potete sentire anche il mio accento, non è indiano, è proprio italiano, insomma. Quindi difficilmente qualcuno direbbe che sono di un altro paese, almeno sentendomi parlare. Quindi ecco, io mi sento italiana a tutti gli effetti e vorrei che anche le persone che come me hanno genitori stranieri ma sono nati in Italia si sentissero italiani come mi ci sento io. Okay. Per quanto riguarda... sempre la non chiarezza della legge,
volevo introdurre il discorso in un ambito imprenditoriale commerciale. Le imprenditorie straniere che avvengono in Italia per aprire un negozio, la legge Bossi-Fini è l'unica legge che tutela lo straniero nel negoziato e è una legge che conta 40 fogli scritti, vorrei leggervi solo un punto perché, giusto per fare un esempio, come previsto da decreto 206-2007, per l'accesso a qualsiasi attività regolamentata in Italia è previsto il riconoscimento di un titolo professionale abilitante. Prima di iniziare l'iter burocratico per questo riconoscimento è necessario per uno straniero ottenere la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio per l'esercizio in Italia di un'attività regolamentata. Questo è un italiano che ho fatto fatica anche io a dire, quindi sono 40 fogli che devono essere letti da una persona che non parla l'italiano e quindi già ha una difficoltà nel farlo. Ma sempre per non fare discriminazioni straniero-italiano, noi sappiamo che c'è questa difficoltà, ma neanche il cittadino italiano sa in realtà che esiste questa legge, non tutti ne sono informati, non tutti sanno quanto ci vuole per uno straniero aprire un'azienda, aprire un esercizio commerciale qui in Italia. Quindi a livello burocratico sembra... Adesso due punti in realtà. Ma anche per dimostrare anche... Sono 40 fogli. Una ostra dell'ASDA, processioni, tutto quanto. Cioè dopo avere anche un certo reddito, con un deposito. Devi avere anche un certo reddito, altrimenti non puoi avere un accesso. Comunque ci sono molte difficoltà e l'italiano medio sa che lo straniero è... diciamo agevolato ad agevolazioni fiscali, quindi nasce nella città una paura, un disprezzo verso lo straniero senza esserne troppo informati, quindi il nostro intento è anche quello di rendere informato l'italiano e lo straniero su quello che deve fare, su quello che fanno entrambe le parti senza discriminare nessuna delle due. Cioè ognuno sa, tutti quanti viviamo nella stessa barca ed è importante che si sappia la difficoltà che c'è nel vivere in questa barca da entrambe le parti, che siano persone che scappano dal loro paese per problemi di guerra e che siano famiglie che tentano di sopravvivere in questa situazione. Di conseguenza arrivare alle violenze, ad esempio come il blitz di azione frontale contro un concerto, l'annullamento di un concerto di Bello Figo, che è un ragazzo di nazionalità ghanese, è stato annullato il concerto a causa di aggressioni e di striscioni di minacce. Aggressioni e striscioni di minacce. Comunque lui faceva satira. Faceva satira sul cittadino straniero, quindi faceva satira su se stesso fondamentalmente. Ed è stato discriminato anche per questo. Anche nel 2014 spediscono azione frontale, sempre spediscono delle teste di maiale verso delle aziende immigrate, di immigranti. E questa violenza è qualcosa che deve essere saputa da tutti, perché non può essere nascosta, non ci può essere qualcuno che la tiene nascosta, la tiene conservata per far sapere solamente che l'italiano sta in una situazione per il quale lo straniero gli sta fregando tutto quello che può fare lui. Non è questa la situazione, siamo sulla stessa barca e tutti quanti dobbiamo fare integrazione. Io se tu vedo l'ultimo slide che ha fatto vedere l'autorevolezza, lei parla in realtà della percezione. Esatto. Sottolineava proprio questo problema, esatto, che era in bocca. E dopo a vedere le media che cosa trattano, come trattano gli stranieri, nel senso fa vedere soltanto che quando commette un reato, ma fa vedere un modo positivo quando raggiunge. Tipo lei, per esempio, deve essere un esempio da portare e dire: guarda, ragazzini, è nato in Italia, cittadini stranieri, per italiana, studi, tra poco va all'università e così via. Cioè, sono degli esempi positivi, ma non sono più esatto, vengono presi in considerazione solo quelli negativi, però ecco, che siamo tutti umani, ci sono persone che diciamo non sono proprio brave persone, questo sono brave persone.
Comunque lei ha toccato un argomento che è importante, che è la questione della lavoro autonomo, praticamente, della utilizzazione. E voi pensate che durante la fine, quando c'era la legge turco-napolitana, c'era la responsabilizzazione. Le responsabilizzavano gli stranieri in Italia per un anno e lui cercava lavoro. Se trovava bene, se non trovava, tornava l'altro, alla casa. La fine grossa l'ha tolto. Adesso c'è una proposta da parte dell'associazionismo italiano che vuole riproporre una riforma di questa legge, riproponendo anche, per esempio, quando c'era Ferrero. Leggerò un piccolo testo che ha scritto la nostra vicepresidentessa. In merito a quello che noi pensiamo nella nostra associazione riguardo l'integrazione. Nelle scienze sociali il termine integrazione indica l'insieme di processi sociali e culturali che rendono un individuo membro di una società. L'integrazione dipende anche dalla capacità di socializzazione di ogni individuo. L'Italia negli ultimi anni è stata paragonata al fenomeno dell'immigrazione e tale fenomeno è diventato caratterizzante nella demografia italiana. Nettuno e Danzio non sono da meno. Ognuno di noi ha un proprio pensiero su tutto ciò che sta accadendo, come sui cambiamenti a livello sociale che si stanno verificando. Tali pensieri possono essere positivi o anche negativi. Positivi, ad esempio, è essere parte di una società multietnica. Si possono conoscere nuove culture, gli usi e i costumi, le varie tradizioni e le usanze di una popolazione a noi solo geograficamente lontana. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo e anche scoprire perché alcune persone lasciano il proprio paese per ubicare tutto quello che hanno di più importante e decidono di fare un lungo viaggio per arrivare fino qui in Europa. Domandando o scambiando qualche parola con loro, scopriremo tante di quelle cose, tante di quelle verità che sui social network e nei media vengono scambiati per tali che provocano solo odio e cyberrazzismo, che poi si trasforma in vera e propria violenza sia verbale che corporale. La mancata voglia di informarsi, o meglio, l'ignoranza, provoca tutto questo. Ma uno dei pensieri negativi è la paura. Sì, perché la paura è un'emozione che ha come obiettivo la sopravvivenza del soggetto in una situazione di pericolo. In questa emozione fa creare diversificazione all'interno della società, dividendola e rendendola socialmente invivibile. Tutti noi possiamo fare la differenza se usiamo insieme le nostre forze. Possiamo rendere migliore la cooperatività delle nostre città. Per far integrare le persone di qualsiasi nazionalità è uno degli obiettivi della nostra associazione, perché non ci si può limitare a una convivenza passiva o nell'aver paura dello straniero e o di chi ci sta accanto. L'integrazione significa unione. Lascio la parola a lei. Io ho il treno per parte, se no devo aspettare quello di oltre le 8. Grazie. 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 Quella nasce appunto dai social, che se da una parte, come sempre nella tecnologia, possono aiutare l'essere umano, eccetera, cioè possono spronare anche all'evoluzione, diciamo, dell'essere umano in tutti i campi, e a volte però creano delle situazioni, anche diciamo dei mali che prima appunto non vi erano, e come ad esempio il cyberrazzismo. Il cyberrazzismo è un termine che è stato coniato da Lesbeck, che era un sociologo dell'Università Goldsmith di Londra. E questo termine sta ad indicare qualsiasi tipo di razzismo che viene incitato con il mezzo dell'internet. E purtroppo noi, soprattutto in questo paese, in questo ambito, abbiamo un cattivo esempio di questo cyberrazzismo, che è uno dei nostri politici, che è Matteo Salvini. E Matteo Salvini, diciamo che diciamo se ne è uscito con una dichiarazione abbastanza diciamo tagliente, detto in modo molto riduttivo in senso negativo. E su Facebook potete anche controllare,
su l'8 aprile del 2015. Testuali parole, è che durante la seconda guerra mondiale non ne hanno seccati abbastanza, hanno fatto tutto a metà. Quindi insomma possiamo descrivere anche tutto questo, il cyberrazzismo, tutto questo odio, questa violenza, anche solo in questa frase. Ma che cosa si nasconde dietro il cyberrazzismo? A volte si nasconde un banale, tra virgolette, razzismo che si può avere, diciamo, per una mancata educazione della persona da parte dei genitori oppure da parte della società in generale, e che quindi sfocia in violenze mirate magari a una persona specifica tramite i social, quindi magari in chat abbiamo esempi di offese varie, eccetera, che però a volte sfociano non solo nella violenza psicologica ma anche in quella fisica. E oltre a questo esiste sempre su internet, esistono dei siti che sono fatti apposta proprio da alcune organizzazioni proprio per la discriminazione e per diciamo il incitare l'odio su una razza, su di un'altra, sulla supremazia di una su un'altra. Ad esempio, tempo fa c'era Avanguardia Nera che faceva anche disinformazione ed era proprio un sito incentrato su quello. Per fortuna l'ho chiuso. E dunque, abbiamo quindi, oltre a delle organizzazioni su internet che fanno queste cose, abbiamo questo esempio in Italia che è in politica, cioè nel senso è un esempio politico di queste offese, di queste violenze. E come diciamo, io ho portato questo esempio perché vabbè, a parte il fatto che mi premeva molto, come anche ho detto nel video, il mio senso di giustizia, e mi premeva molto anche per passione personale, diciamo, il tema delle tecnologie che possono aiutare o meno l'essere umano. E con questo concludo perché, insomma, si è anche fatto una... input notevole. Allora, tu hai affrontato ad esempio l'aspetto della legge, no? Per poter aprire le cose dal punto di vista penale. Dal punto di vista penale la cosa è ancora peggio, nel senso che molto spesso chi arriva, migranti, richiedenti asilo e così via, non hanno conoscenze in zona, non sanno l'italiano e quindi dovendosi trovare a richiedere documenti o affrontare qualche problema, una multa, qualunque altro problema e così via, si trovano in mezzo a un mare di guai. Hanno la possibilità di chiedere un avvocato o un ufficio che li tuteli. In Italia la legge sull'avvocato d'ufficio esiste dalla fine dell'Ottocento. Ma anche senza cittadinanza? Ti viene bello. Esiste dalla fine dell'Ottocento e riguardava tutti gli avvocati italiani che a rotazione dovevano farsi carico a titolo onorifico proprio, quindi come una cosa, insomma, no, buona, di tutelarli. Nel dopoguerra, vabbè, durante la guerra è stata sospesa, ma questa è tutta un'altra storia, chiaramente. Nel dopoguerra questa legge viene modificata e non sono più tutti gli avvocati che devono farsene carico, ma solamente chi si iscrive a un certo atto. Dopodiché dice, va bene, li paga lo Stato, perché è giusto che li paghi lo Stato, ma lo Stato non ha i soldi, così dicono. Per cui, voi sapete, gli avvocati hanno un tariffario minimo e massimo per ogni tipo di causa. Per cui hanno detto, voi siete pagati al minimo. Dopodiché è stata ridotta, l'ultima riduzione è stata nel 2014, per cui loro sono retribuiti poco più di un terzo del tariffario minimo che è richiesto da qualunque avvocato.
è evidente che chi vuole darsi disponibile per difendere chi non ha soldi deve essere una persona con veramente tanto cuore, insomma, che non è, cioè una legge che non va a tutelarlo. La legge originale diceva che per chiedere il patrocinio gratuito il richiedente deve fare un'istanza in cui deve riportare le generalità sue, dei componenti della sua famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali. Ovvero sia un migrante che è venuto in Italia, che non conosce l'italiano, non sa con chi parlare, deve avere il codice fiscale, che può avere solo se è italiano, e quindi registrare. Quindi questa era la legge che avrebbe dovuto utilizzarli. Fu fatto un ricorso in Cassazione, con l'accusa di incostituzionalità per farla abrogare. La risposta fu che la legge andava bene. Quello che potevano fare era mettere come non vincolante il codice fiscale. Un accordo di questo genere. Quindi i problemi sono tanti, nel senso che non c'è nessuna voglia di agevolare più di tanto i migranti. E uno degli strumenti che viene utilizzato per evitare che si affrontino questi problemi è proprio un tipo di informazione o non informazione. Io su questa zona non ho dei dati precisi, cioè ho dei dati precisi sulla provincia di Latina, ad esempio. Nel 2016, in provincia di Latina sono stati commessi circa 29.000 reati di penali, no? Quindi richiedevano l'intervento delle forze dell'ordine e così via. Secondo voi, di questi 29.000 reati, quanti sono stati commessi da profughi, richiedenti asilo, migranti e così via? Zero, neanche uno. Se io vado a chiedere alle persone che vivono a Latina o in altre città, mi dicono, ma probabilmente mi risponderanno che sono gli unici a commettere. In realtà, dati ufficiali della questura, nessuno è stato commesso da un richiedente asilo o profugo. È chiaro che il problema che nasce è questa informazione, nonostante sia stata detta pubblicamente da questo governo, tolti gli addetti ai lavori, ovvero sia chi fa parte di gruppi di volontariato, non è stata diffusa. È stata completamente ignorata perché va contro quella che è una delle impostazioni politiche che ci stanno, avere un nemico interno. Perché il discorso dell'odio, del razzismo di Salvini, bene o male sono tutti connessi, è quello che è necessario avere un nemico su cui focalizzare tutte le cose che non vanno. Quindi tutto quello che può andare invece bene o di positivo nei loro confronti non va narrato. Secondo aspetto è la funzionalità strettamente economica che hanno i migranti. Noi abbiamo da queste parti comunità indiane qui, ma se qualcuno calcola il territorio, tre cancelli piuttosto che le ferriere sono province diverse, ma sono uguali dal punto di vista di composizione sociale e di economia, in cui chi lavora in agricoltura non deve essere pagato come la legge, possibilmente deve essere sfruttato perché ci spendono sopra. E se oltre questo nessuno li dà retta perché viene considerato un criminale o uno che ruba il lavoro italiano, tanto di guadagnato perché nessuno li difenderà mai. Questo causa anche un altro problema, ovvero il razzismo dall'altra parte.